pensato a... a nostro figlio. A noi tre. Tu. Io. E il nostro bambino. Cos'è successo? Mamma, mamma, guardami. Che cosa ti ha detto? Niente. Ma come sei disperata, stai piangendo. Niente. Sciocchezze. Sono una stupida. Mamma, ascolta. No, non insistere. Vedi, ci sono cose che... Ormai sono una donna, mamma, posso capirti. Parla pure liberamente. Rosa ti ha sempre odiata. E ancora di più ora che ha perso il marito. Che vuoi dire? Semplice. Che è rimasta sola e questo non lo sopporta. Non guardarmi con quella faccia, mamma. Hai capito benissimo quello che intendo dire. Ti do un consiglio. Sta attenta. Se papà ancora ti interessa, fa attenzione a quella donna. Quasi le 11. Monica voleva svegliarti, ma io le ho detto di no. Non hai dormito stanotte, vero? Ho lavorato fino a tardi ieri sera. Io non ho sentito la macchina da scrivere. No, perché ho scritto degli articoli a mano, Tony. Ma che mi stai facendo? Un interrogatorio? Un bacio? Hai parlato mentre dormivi. Ah, sì? Hai nominato Micaela... e fratelli. Sì, dicevi così, fratelli. E qualcos'altro che non ho capito. Gliela passo subito, aspetti un attimo, per favore. Micaela! Micaela, al telefono! Micaela! Micaela, al telefono! È Luigi Ventura dall'Italia! Mi arrivo! Corri, ti vogliono al telefono. Sì. Ti ricordi di Luigi Ventura? Chi è? Ma come, il direttore del giornale di Milano! Ah, sì! Pronto? Sì, sì, sono io. Come sta? Certo, mi ricordo benissimo. Non lavoro più al giornale. Sì, sì, adesso dirigo una rivista di moda qui a Milano. Micaela, avrai sentito parlare di Renata Cellini? Sì, certo, è una famosa creatrice di moda italiana. Il nostro prossimo numero sarà dedicato interamente a lei. Abbiamo pensato di affidarti il servizio fotografico. Che cosa? Perché proprio io? Perché sono rimasta entusiasta del servizio che avevi realizzato alla sfilata di Claudia Reni. Ti ricordi di lei, no? Ebbene, se ti interessa, dovrei venire qui a Milano fra una decina di giorni. A Milano? Fra una decina di giorni? Sì, sta zitta. Ascolta, Micaela, il compenso è ottimo, è più del doppio dell'altra volta. Certo. Bene, allora, domani ti richiamerò a quest'ora, d'accordo? Però tieni presente che mi dispiacerebbe davvero se tu rinunciassi a questa occasione. Sì, sì, ho capito, va bene, d'accordo. Comunque, ci sentiamo domani. Oh, Micaela, ma è fantastico, penso, vai in Italia. In Italia. Ascoltami. Ho deciso che accetterò.
Probabilmente è la scelta migliore. Probabilmente. Io non ci avrei pensato nemmeno un secondo. Sì, certo. Però da una parte c'è la mia carriera e dall'altra i problemi della mia famiglia. La soluzione non è delle migliori. Io direi che è irrimediabile. E ora che pensi un po' a te stessa, Michaela? Sì. Voglio andare a Ramaio a parlare con mia madre. A volte è difficile prendere decisioni che ci cambiano la vita. È come se fossimo intrappolati dal nostro destino. È come se tutto fosse scritto. E non possiamo opporci in nessun modo. Questo è il momento di prendere in mano la tua vita e farne quello che vuoi, Michaela. Tu sai quello che vorrei. Però ormai ho deciso ed è la scelta migliore che potessi fare. E inoltre, sarò in grado di aiutare economicamente la mia famiglia. Si è fatto tardi. Ah, ho comprato la segreteria telefonica per ricevere le chiamate dei nostri ammiratori. Spiritosa. Lascia, vado io. Michaela Gonzalez? Sì, cosa desidera? Non so se si ricorda di me, sono Mariano Peralta. Ah. Sto conducendo delle indagini sulla morte di suo padre, Antonio Gonzalez. Prego, si accomodi. Vuoi che resti? No, vai pure, Chiara. Sta tranquilla. Mi raccomando. Sì, ciao. Bene. Mi dica. Ah. Ciao, Ermanno. Che bella sorpresa. Per me? Sì. Che cos'è? Grazie. Coraggio, Chiara, aprilo. Sì, certo. Ma che cos'è? Vediamo, 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 vediamo. È solamente un pensierino. Ma è delizioso. È veramente carino. Ha una faccia onesta. Oh, sì, certamente. Gli orsetti non mentono mai. No? No. Che bello. Ti accompagno. Andiamo. Andiamo. Voglio dargli un nome. Come vuoi chiamarlo? Filippo. Filippo. Bello. Su. Simpatico, non è vero? Attenta. Ero andata a cercare mio fratello. Mi avevano detto che forse l'avrei trovato lì. Mio padre era molto preoccupato. A dire la verità, tutti eravamo in pensiero per lui. Ebbene, Mario era lì, nel deposito del porto. Dove hanno ritrovato il corpo di suo padre? Sì. Cosa ci faceva? Beh, io ricordo che Mario stava male. Faceva dei discorsi strani. Mio fratello rimproverava mio padre di averlo trascurato. Sì, insomma, lo criticava. Ricordo anche che diceva: papà è morto. E lo ripeteva: papà non esiste, papà è morto. Era come se interiormente, dentro di lui, lo avesse già perduto. Io lo sentii come un presagio. Se lui lo avesse già previsto. Mario era l'unico di voi fratelli a conoscere la doppia vita di suo padre?